ampia la partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca, una giornata di mobilitazione popolare nel giorno in cui ricorre il nono anniversario dalla chiusura delle terme di Sciacca, messa in atto dalla Regione Siciliana il 6 marzo del 2015, un patrimonio termale che ha proprietà terapeutica e naturale uniche al mondo, che dovrebbe essere veicolo di ricchezza e di turismo lungo tutto l'arco dell'anno e che invece è stato abbandonato nell'incuria e nel degrado coi lucchetti ai cancelli. Mentre ovunque il termalismo sanitario e del benessere diventa una risorsa preziosa, a Sciacca rimangono chiusi due stabilimenti termali, come dice il presidente del Comitato Civico, Nino Porrello. Le terme di Sciacca, celebri sin dall'antichità per le loro straordinarie qualità terapeutiche, delle acque, dei fanghi, dei vapori caldi che fuoriescono naturalmente dalle viscere del Monte Cronio, sono state chiuse e abbandonate dalla Regione Siciliana 9 anni or sono. La Regione Siciliana avrebbe dovuto privatizzarle, così come prevede la legge, ma in questi 9 anni non l'ha fatto. E non solo questo, ma ha anche abbandonato e quindi non ha tutelato il valore del complesso immobiliare ed impiantistico, che quindi si è degradato ed è fortemente anche vandalizzato. La conseguenza è stata che il territorio, il nostro territorio, ma direi l'intera Sicilia, è stata privata di una risorsa di fondamentale importanza per il suo sviluppo economico, il suo sviluppo turistico, un turismo destagionalizzato, per il suo sviluppo occupazionale. Ovunque in Europa e in Italia il termalismo fa registrare numeri record. Noi invece in Sicilia siamo all'anno zero, tutto chiuso nei due principali poli di Sciacca e anche di Acireale. La politica regionale non ha mai dato segnali reali e concreti di un piano e di una progettualità per il rilancio di questo termalismo anche attraverso la strada prevista della privatizzazione. Si è solo caratterizzata per mancanza di volontà politica e per anche per incompetenza che abbiamo potuto toccare con mano quando siamo stati a Palermo. E allora è scaturita, dopo tanto lavoro e dopo tante interlocuzioni inutili, questa iniziativa del Comitato Civico Patrimonio Termale di organizzare questa mobilitazione civica popolare, perché adesso è il momento di innalzare la voce di migliaia di persone di questo territorio per chiedere fortemente alla politica di mettere in agenda con un ruolo di priorità la soluzione di questa problematica. Non a caso, sicuramente, ieri sera un primo risultato è stato già ottenuto, perché ieri sera il governo regionale e in prima persona il presidente Schifani ha organizzato un vertice tecnico sul termalismo e ha annunciato che entro questa legislatura le terme saranno riaperte. Bene, è un primo risultato, ma noi non ci accontentiamo più delle parole, non ci accontentiamo più delle chiacchiere inutili. Noi vogliamo con i fatti la conferma che si vada in quella direzione e quindi chiediamo in modo forte, adesso oggi lo chiederanno migliaia e migliaia di cittadini, che il termalismo di Sciacca diventi una priorità e che si trovino le risorse insieme pubbliche e private per affrontare quello che dopo 9 anni è diventato sicuramente un problema complesso, ma che è un problema risolvibile se decidiamo di averlo a cuore e di risolverlo. Sindaco, la città ha dato un segnale molto forte oggi. Che significa la manifestazione? Ma oggi questa città elimina dalla propria coscienza un peccato originale sulle terme, sul fatto che nel 2003 è stato fatto un referendum per la denominazione Sciacca Terme ed è andato in fumo. Nel 2015 il sindaco del tempo, il Fabrizio Di Paola, ha lottato per non farle chiudere, ma la città non ha risposto, non ha lottato insieme a lui. Nel 2021 è stata fatta la marcia su Palermo dal sindaco Valenti, anche lì senza risultati da parte della popolazione. Oggi penso che il fatto che questa mobilitazione parta dal popolo è la conclamazione ufficiale del fatto che in questi 9 anni probabilmente ci si è resi conto che il futuro della nostra città passa dalle terme e tutti ormai se ne sono riappropriati dal punto di vista morale, e quindi adesso
bisogna riversare veramente a Palermo questo entusiasmo per far sì che questa riapertura che è stata annunciata dal presidente Schifani possa passare da delle tappe ben precise che questa città deve controllare. Io ritengo assolutamente sì, voglio ribadire ancora una volta quello che ha detto il Presidente della Regione ieri sera nel suo comunicato dopo l'incontro che ha avuto con gli attori, diciamo in qualche maniera regionali, per portare avanti un lavoro concreto nei confronti della riapertura delle terme. Intanto il fatto che questo governo ha preso un impegno, ricordiamo che c'è stato un governo che le ha chiuse, un governo che non ha fatto nulla, è un governo Schifani che sta pensando a riaprirle, pensando ad una diciamo unione pubblico-privato. Stamattina ho sentito anche l'assessore Falcone, l'obiettivo è quello di fare una ricognizione e capire esattamente il costo di una operazione ristrutturazione, fare in modo che la regione con i fondi FSC metta l'80% e il 20% lo metta il privato. Io credo che questa sia la volta buona, sicuramente il movimento attorno alle terme, il fatto di mobilitare anche i territori sia stata una idea da accogliere. Voglio ribadire ancora una volta che sono qui anche in veste da sindaco, l'ho detto e lo ripeto, se Sciacca soffre, soffre un intero territorio, se Sciacca sta bene l'Interland. Di questo siamo tutti coscienti e credo che lo sia anche il governo Schifani. Quindi non voglio assolutamente che passi il messaggio della stigmatizzazione nei confronti di un governo che sta lavorando e sta lavorando per riaprire le terme di Sciacca. L'onorevole Catanzaro, lei ha portato la calottina del 2021, perché? Perché dal 2021 al 2024 non è cambiato nulla, considerando che c'è un governo regionale sempre dello stesso colore politico, in continuità, prima c'era Buzzumeci, oggi c'è Schifani. Spero che le ultime dichiarazioni di queste giornate siano dichiarazioni che abbiano almeno la validità di un impegno, di un impegno costante da parte del Presidente Schifani, perché sicuramente è vero, da 9 anni le terme sono chiuse, ma lo scorso governo regionale ci ha preso in giro, dopo che noi nel 2021 addirittura abbiamo fatto 4 giorni di marcia andando a Palermo a protestare, non si è mosso nulla e c'era un assessore che si chiama Vi preghiamo Armano, per favore, c'è difficoltà a entrare. Spostatevi sempre verso sinistra un pochettino per lasciare un po' di spazio. Non cambia nulla.